Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei parlare del viaggio apostolico che ho compiuto in Albania domenica scorsa. Lo faccio anzitutto come atto di ringraziamento a Dio che mi ha concesso di compiere questa visita per dimostrare anche fisicamente e in modo tangibile la vicinanza mia e di tutta la Chiesa a questo popolo. Desidero poi rinnovare la mia fraterna riconoscenza all'Episcopato albanese, ai sacerdoti e ai religiosi e religiose che operano con tanto impegno. Il mio grato pensiero va anche alle autorità che mi hanno accolto con tanta cortesia, come pure a quanti hanno cooperato per la realizzazione della visita. Questa visita è nata dal desiderio di recarmi in un paese che, dopo essere stato a lungo oppresso da un regime ateo e disumano, sta vivendo un'esperienza di pacifica convivenza tra le sue diverse componenti religiose. Mi sembrava importante incoraggiarlo su questa strada perché la prosegua con tenacia e ne approfondisca tutti i risvolti a vantaggio del bene comune. Per questo, al centro del viaggio, c'è stato un incontro interreligioso dove ho potuto constatare con viva soddisfazione che la pacifica e fruttuosa convivenza tra persone e comunità appartenenti a religioni diverse è non solo auspicabile, ma concretamente possibile e praticabile. Loro la praticano. Si tratta di un dialogo autentico e fruttuoso che rifugge dal relativismo e tiene conto dell'identità di ciascuno. Ciò che accomuna le varie espressioni religiose, infatti, è il cammino della vita, la buona volontà di fare del bene al prossimo, non rinnegando o sminuendo le rispettive identità. L'incontro con i sacerdoti, le persone consacrate, i seminaristi e i movimenti laicali è stata l'occasione per fare grata memoria, con accenti di particolare commozione, dei numerosi martiri della fede. Grazie alla presenza di alcuni anziani che hanno vissuto sulla loro carne le terribili persecuzioni, è richiamata la fede di tanti eroici testimoni del passato, i quali hanno seguito Cristo fino alle estreme conseguenze. È proprio dall'unione intima con Gesù, dal rapporto d'amore con Lui, che è scaturita per questi martiri, come per ogni martire, la forza di affrontare gli avvenimenti dolorosi che li hanno condotti al martirio. Anche oggi, come ieri, la forza della Chiesa non è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture, eppure sono necessarie, ma la sua forza, la Chiesa non la trova lì. La nostra forza è l'amore di Cristo, una forza che ci sostiene nei momenti di difficoltà e che ispira l'odierna azione apostolica per offrire a tutti bontà e perdono, testimoniando così la misericordia di Dio. Percorrendo il viale principale di Tirana,
che dall'aeroporto porta alla grande piazza centrale, ho potuto scorgere i ritratti di 40 sacerdoti assassinati durante la dittatura comunista e per i quali è stata avviata la causa di beatificazione. Questi si sommano alla centinaia di religiosi cristiani e musulmani assassinati, torturati, incarcerati e deportati solo perché credevano in Dio. Sono stati anni bui, durante i quali è stata rasa al suolo la libertà religiosa ed era proibito credere in Dio. Migliaia di chiese e moschee furono distrutte, trasformate in magazzini e cinema e che propagavano l'ideologia marxista. I libri religiosi furono bruciati e ai genitori si proibì di mettere ai figli i nomi religiosi degli antenati. Il ricordo di questi eventi drammatici è essenziale per il futuro di un popolo. La memoria dei martiri che hanno resistito nella fede è garanzia per il destino dell'Albania, perché il loro sangue non è stato versato in vano, ma è un seme che porterà frutti di pace e di collaborazione fraterna. Oggi, infatti, l'Albania è un esempio non solo di rinascita della Chiesa, ma anche di pacifica convivenza tra le religioni. Pertanto i martiri non sono degli sconfitti, ma dei vincitori. Nella loro eroica testimonianza risplende l'onnipotenza di Dio che sempre consola il suo popolo, aprendo strade nuove e orizzonti di speranza. Questo messaggio di speranza, fondato sulla fede in Cristo e sulla memoria del passato, l'ho affidato all'intera popolazione albanese, che ho visto entusiasta e gioiosa nei luoghi degli incontri e delle celebrazioni, come pure nelle vie di Tirana. Ho incoraggiato tutti ad attingere energie sempre nuove dal Signore risorto per poter essere lievito evangelico nella società e impegnarsi, come già avviene, in attività caritative ed educative. Ringrazio ancora una volta il Signore perché con questo viaggio mi ha dato di incontrare un popolo coraggioso e forte, che non si è lasciato piegare dal dolore. Ai fratelli e sorelle dell'Albania rinnovo l'invito al coraggio del bene per costruire il presente e il domani del loro paese e dell'Europa. Affido i frutti della mia visita alla Madonna del Buon Consiglio, venerata nell'omonimo santuario di Scutari, affinché lei continui a guidare il cammino di questo popolo martire. La dura esperienza del passato lo radichi sempre di più nell'apertura verso i fratelli, specialmente i più deboli, e lo renda protagonista di quel dinamismo della carità, tanto necessario nell'odierno contesto socioculturale. Io vorrei che tutti noi oggi facciamo un saluto a questo popolo coraggioso, lavoratore e che in pace cerca l'unità.